ecco anche l'oroscopo di quest'oggi, mavere. No, io sono Cancro. Poi volevo vedere un altro po' di lui, tanto dura 5 minuti l'uno i suoi sketch. Di 5 anni, 5 anni è un'età straordinaria della vita umana, perché i bambini sono quasi degli esseri umani. Ogni tanto usciamo insieme, siamo andati a mangiare una pizza qualche sera fa, e eravamo io e lei, e c'erano delle tovagliette di carta sul tavolo. Lei stava giocando con dell'acqua nel bicchiere, le cade dell'acqua sulla tovaglietta, prende il tovagliolo, l'asciuga e fa un buco nella carta. E vedo che cerca di ripararlo col pollicino, soltanto che la carta è completamente imbevuta d'acqua e quindi diventa sempre più grande, a un certo punto si arrende e dice: vabbè, sto cercando di accomodarla, ma peggiora sempre. Amore, questa è la perfetta definizione della vita. Ben arrivata! Sto cercando di accomodarla, ma peggiora sempre! Una dura lezione per i suoi 5 anni. 5 anni, i bambini cominciano a farti delle domande che sono in grado di metterti in crisi, farti rivedere il modo in cui hai letto il mondo fino a quel momento. È da quando è nata che io aspettavo di rispondere ai grandi quesiti. E poi finalmente il giorno è arrivato, si è avvicinata, avevo una luce negli occhi, mi sono emozionato e mi ha detto: babbo, che cos'è l'alluminio? Ma scusa, di solito i bambini chiedono perché il cielo è azzurro, perché gli alberi sono verdi, perché i cani hanno 4 zampe, ma come, che cos'è l'alluminio? Perché mi devi rompere i coglioni con questa domanda del cazzo? L'alluminio! Quando hai finito di mangiare, sono gli avanzi, li metti sopra l'alluminio, lo metti nel frigo. Come, dove viene? Dalla Coop, viene dalla Coop, ci sono i rotoli alla Coop. Non c'è nessun prima della Coop. Si materializzano direttamente alla Coop. Altra domanda del cazzo sulla... Michela, grazie per la sala. Mi è venuto la barbare, Fatino. Si materializzano alla Coop. Alluminio? Da dove vengono i bambini? Qual è lo scopo della vita? No, l'alluminio dovevo pensare, vaffanculo. Rovinato la giornata, perché va incazzare passare da ignorante, specialmente se è una bambina di 5 anni che mi fa passare da ignorante. Passa qualche giorno, torna, stessa luce del cazzo negli occhi, mi dice: ho una domanda, sentiamo. E mi chiede: perché avvengono i terremoti? Sottoterra, no? Ci sono le placche tettoniche. Prima c'era una cosa che si chiama la deriva dei continenti, che inizia con la Pangea. Grazie Andrea, sono tornato mi fai lì, sempre ridere e mi tieni compagnia. Grazie mille per l'euro, Palatino, grazie. Sì, che poi tra l'altro è bello perché quando i bambini diventano, hanno quell'età lì, ti fanno queste domande, ma la risposta reale tu non gliela puoi dare perché non la capirebbero, quindi te lo devi inventare. Puoi dire: quando mangio fagioli scorreggio vengono i terremoti. Geo, vaffanculo, che cazzo è? Non lo so perché vengono i terremoti, sono un geologo, non lo so. I terremoti vengono perché la gente bestemmia, va bene? Dio, fa venire i terremoti. Tutti i terremoti nel mondo provengono dal Veneto, in sostanza. Gabri, grazie per i 7, mi trovo una bella palatina. Quando il babbo tira una Madonna a Giacarta viene giù un condominio. I terremoti, mio, perché mi fai queste domande? Devi diventare un ingegnere? Non ci sono ingegneri nella nostra famiglia e si rispettano le tradizioni, quindi laurea in filosofia, poi cassiera alla Coop, sei tutto l'alluminio che serve, vaffanculo. Cattivissima! Cattivissima! Laurea in filosofia e poi cassiera alla Coop. Cattivissima! Io devo scoprire a 36 anni che non so un cazzo di niente! Sono 10 anni che sono abbonato all'Internazionale, cara mia bambina fascista di merda! Fammi le domande giuste! Chiedimi come si risolve il conflitto israelo-palestinese! Te lo dico, lo so, lo so! Come si risolve il conflitto israelo-palestinese? Si sterminano i palestinesi, è molto semplice. È un modo, non è un bel modo. C'è un altro modo. Si sterminano gli ebrei, però se non vi avviene un cazzo non è che si possa fare molto.
Sono andato da mia moglie e ho detto: guarda, bisogna che la bambina cominci a guardare molta più televisione perché sta rompendo veramente le palle. Bisogna che nostra figlia guardi più televisione perché sta rompendo le palle. E vaffanculo sti giochi montessoriani del cazzo! Perché non c'è una Barbie? La bambina non ha una Barbie! E mia moglie ha detto: no, la Barbie no, perché promuove un ideale di corpo femminile irrealizzabile e un comportamento consumista e... comunista tua moglie, vero? E anarcocapitalista. La Barbie? Prevedi che farà anche un gol militare nel breve periodo? La Barbie rovescerà il governo di Putin, sarà il nuovo presidente. E mi ha tirato la maglia e mi ha detto: babbo, che cos'è un gol militare? Quello che ti sta per succedere se non ti levi immediatamente dal cazzo. Se ti hanno già fatto questa domanda. Dimmi. Volevo chiederti cosa ne pensi di quello che sta succedendo negli Stati Uniti riguardo all'aborto. Penso che sia una cosa che spero non accada mai, che sarebbe un grave passo indietro per la democrazia e la libertà, e nel caso spero sia circoscritta solo da alcuni stati. Grazie Lucifer, attivo. Sono uscito, ho comprato 18 bar. Lo sono messo in un cinturone. E tutte le volte che mia figlia si avvicina, gliela lancio una lontanissima: vai a prendere la Barbie, amore, vai a prendere la Barbie. In realtà non le volevamo comprare la Barbie perché non ci piaceva, ma gliel'abbiamo comprata perché ha insistito molto, e questo è quello che fa un genitore responsabile. Se tuo figlio insiste molto, gli dai quel cazzo che vuole, vai avanti con la tua vita. Mi è spiaciuto non conoscere questa sofisticata tecnica da bambino. E l'abbiamo portata a casa quando entra. Mia madre invece era più sagace. Mia madre era sagace. Ogni volta che gli rompevi il cazzo per prendere qualcosa, se io insistevo, non me la prendeva. E mi diceva sempre: se tu non me lo chiedi, io te lo compro. E era una strategia intelligente, perché in questo modo io non potevo chiedergli nulla, quindi non mi comprava niente. La sua strategia era efficiente, perché se io glielo chiedevo non me lo comprava, me l'avrebbe comprato solo se non glielo avessi chiesto, ma siccome non glielo chiedevo non me lo comprava. Questa strategia la userò anch'io quando sarò genitore, nel caso sarò genitore. No, adesso, io scherzo, guarda che da bambino ho avuto 1,5 miliardi di cose, bambino. Sono stato viziatissimo con i giocattoli, Poi dopo, quando avevo circa 9-10 anni, mia madre ha avuto buon occhio, ha detto: questa è l'epoca dei computer, compriamo a nostro figlio un computer perché nel futuro si useranno i computer e non può non saperlo usare. No, perché sennò mia madre faceva la cassiera. È solo che quando c'era la lira si comprava più roba, raga, tutto lì. Mia madre faceva la cassiera, mio padre il poliziotto, tanto borghese non era. E mia madre mi ha preso il computer quando avevo 10 anni, ci aveva visto lungo, ha detto: i computer saranno il futuro, dobbiamo far sì che nostro figlio usi computer. E da lì è finita, perché io mi sono innamorato dei computer e dei videogiochi, e dopo da lì volevo solo Game Boy, Super Nintendo, Commodore, Atari, Nintendo, GameCube, PlayStation, ho avuto solo quelle. Trata, ha visto la Barbie, si è messa a piangere ed è stato bellissimo, perché i bambini non sono, oggi, non sono grati di un cazzo. Mia figlia ha 700 volte le cose che avevo io da bambino. Io da 0-5 anni avevo una batteria per auto scarica, ok? Questo era mio. Si è messa a piangere, l'ho presa in braccio, ho detto: amore, perché piangi? E lei mi ha detto: per la Barbie? E ho detto: perché sei felice? E lei mi ha detto: no, perché promuove un ideale di corpo femminile assolutamente insensato. È così. Che cretino. Noi uomini siamo incredibilmente arroganti quando si tratta di mestruazioni. Come sei permalosa. Hai le mestruazioni.
Sta prendendo sangue dalla figa, coglione. Io mi taglio un dito con la carta, svengo immediatamente. La mia compagna ha avuto il menarca, la prima mestruazione. Molto presto. Il menarca, siamo d'accordo che è una parola di una bellezza incredibile. Il menarca. Puff, bomba di fumo. Sembra un po' Jafar di Aladdin. È un po' uno strano Babbo Natale che una volta al mese dice: sono menarca, porto grumi di sangue dalla figa una volta al mese. Ha avuto il menarca giovanissima, a 9 anni. Ci sono quelle che hanno il ciclo molto, molto piccole. 9 anni. Ci credi? 9 anni. E questo stabilisce immediatamente due verità indiscutibili. La prima, a 9 anni, una bambina, 3 anni più di mia figlia adesso, a 9 anni, biologicamente, era matura. Cioè, da un punto di vista biologico, il suo sistema, a 9 anni, che è sta mano lì, era in... Senti il silenzio in aula, in sala. Senti il silenzio in sala. Sono tutti zittissimi. Perché hanno il terrore di quello che potrebbe dire. C'è il silenzio tombale, ragazzi. Tomba omosessuale. Come omosessuale? Cosa c'entra? Scusa, detto sua compagna. Che poi tecnicamente quello che ha detto a livello biologico non è sbagliato. A livello sociale è pedofilia. Ma a livello biologico non ha detto una cosa errata, però. Grado di fare un bambino. E questo ci porta direttamente alla seconda conclusione. Se qualcuno ci ha creati, era un pedofilo. Vabbè, raga, voglio dire... Queste battute sono oro. Ben arrivati! Buonasera, stand up comedy, vaffanculo! 9 anni! Io mi ricordo molto bene come erano 9 anni. Se mi fossi svegliato una mattina a 9 anni con il pene che sparava fiotti di sangue, mi sarei ammazzato immediatamente. Sarei sceso in cucina, mi sarei affogato con un bondì motta, pugni in gola. 9 anni, una volta al mese, da quando a 9 anni, come cazzo fate a non ammazzarvi tutte? Come si spiega questo attaccamento alla vita? Una volta al mese. Se gli uomini avessero le mestruazioni non una volta al mese, una volta all'anno, si parlerebbe solo di mestruazioni. No, se gli uomini avessero le mestruazioni, il mondo sarebbe finito. Ma non dico per dire, dico sul serio. Se gli uomini avessero uno sbalzo ormonale con mal di pancia per una volta al mese, il mondo sarebbe nel caos. Perché quando le donne si arrabbiano, genericamente, per il dolore fisico, di solito si incazzano, sbraitano, urlano, ti strattonano un po', piangono, le devi abbracciare, nutrire, coccolare, eccetera, eccetera, che tutte cose lecitissime. Quando gli uomini si arrabbiano, scoppiano le guerre mondiali, quindi secondo me forse è meglio così, è meglio che gli uomini non abbiano le mestruazioni. Riccardo, grazie per i tuoi, tre per male, Valentino. Sempre di mestruazioni. 11 settembre 2001, l'apocalisse a New York, se la sarebbe inculata nessuno. 12 settembre, esattamente come il giorno prima e tutti i giorni dopo, ogni quotidiano nel mondo sarebbe uscito titolando la stessa cosa: mestruazioni dell'uomo, non abbiamo una cura. E a pagina 15 un trafiletto: alcuni islamici sono schiantati contro le torri gemelle, probabilmente avevano le mestruazioni. Ogni telegiornale. Che imbecille, non posso ridere a questa battuta, però che imbecille. Sara Sky, grazie per il saluto. Ogni telegiornale nel mondo. E poi, tra l'altro, sapete, donne, c'è una realtà fattuale che voi non sapete. Gli uomini, quando hanno la febbre, stanno peggio delle donne. Non so se lo sapevate. Perciò, urinali e mestruazioni.
gli stanno durando troppo. Può essere, grazie per simpatia. Non so... Non so se lo sapete donne in chat, ma gli uomini quando hanno la febbre veramente stanno io peggio. Io una settimana prima a incazzarmi a caso e li capisco che Fausto l'infausto è dietro l'angolo. Ma sono simpatico. Guardate che per via di una questione ormonale di testosterone, negli uomini la febbre produce un dolore maggiore rispetto alle donne. Quindi in realtà il fatto che noi tecnicamente dicono che facciamo le sceneggiate quando abbiamo 37 di febbre, in realtà c'è un fondo di scienza dietro. C'è un fondo di scienza. Ogni giorno sarebbe così. Buongiorno. È vera sta cosa? A me no, a me non ha mai funzionato, sinceramente. A me non me ne frega un cazzo. Io quando ho la febbre non mi lamento, sono rincoglionito. Io quando ho la febbre sono in uno stato di rincoglionimento totale. Cioè, appena mi... Io quando ho 37 e mezzo, io non ho male, né mi lamento. A parte che a me la febbre non viene mai, io non mi ammalo da 10 anni oramai. Però io quando mi viene la febbre, io non capisco un cazzo. Cioè non capisco niente, io mi alzo, piscio, mangio, cago e respiro. Se mi chiedi qualsiasi cosa, se quando la febbre mi chiedi quant'è la radice di 81, io ti rispondo banana split e pina colada, per favore, cioè uguale. Ben ritrovati, ci colleghiamo anche oggi con il CSMM di Varsavia, il centro per lo studio delle mestruazioni dell'uomo. Passo la parola al nostro inviato. Buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi 14.365.412 uomini hanno avuto le mestruazioni, tra cui io, fine del telegiornale! Telegiornale così. Tra di noi non parleremo di altro! Hai già avuto le mestruazioni quest'anno? Com'è andata? Sono con te, fratello. Hashtag man pride. Hashtag manhood. Come sei permalosa, hai le mestruazioni. Credo che l'unica risposta valida quando un uomo fa il bulletto sulle mestruazioni sia estrarre un coltello a scatto. Clac! Vuoi sanguinare un po' anche te, coglione? L'ultima volta che hai avuto 37,1 di febbre imploravi che chiamassimo un prete? E però questo ce lo dovete concedere, per noi è estremamente difficile immedesimarci, ok? Perché fondamentalmente nessuno ce l'ha mai spiegato e non c'è niente nella vita di un uomo che sia neanche lontanamente paragonabile alla rottura di cazzo, alla ripetitività, al dolore delle mestruazioni. Che cazzo c'è nella vita di un uomo? Che cazzo c'è? Ti si rompe il decoder durante il derby? Che cazzo c'è? Sei una riunione di lavoro per 10 minuti e non puoi scorreggiare? Che cazzo c'è? E nonostante questa incredibile ingiustizia biologica, ci sono degli uomini che non ti scopano se hai le mestruazioni? No, in realtà il problema non è neanche tantissimo quello, a dire il vero, perché dipende. In realtà a molti non fa né caldo né freddo, ma il motivo principale per cui di solito non si fa è perché smerdi tutto che sembra diventare il set di venerdì 13, perché non tutte le donne hanno il ciclo uguale. Ci sono alcune che hanno un ciclo Ciao forte. Ciao Andrea, ti seguo da YouTube. Ora sono venuto su Twitch. Ti volevo chiedere a che ora fai le live. Alle 21 tutti i giorni, Palatino, tranne di domenica. Grazie mille per il cheer. Mr. Space, grazie per i 7. Mentre la barbare, Palatino, non tutte le donne hanno il ciclo uguale. Ci sono donne che hanno un ciclo un po' più copioso. E non basta spesso un asciugamano sotto, perché delle volte anche con l'asciugamano ti alzi e il letto è diventato il cast di Profondo Rosso. Ed è un problema, perché il sangue macchia un botto. Agrad, grazie per i 2, troppo male, Palatino. Però dipende, se uno non è così copioso. Poi vabbè, Trix, grazie per i 4, mi trovo a parlare il Palatino. Poi in realtà anche a molte donne non preferiscono non farlo per non smerdare. Ci sono anche quelli che, anche alle donne in realtà, alcune donne dà fastidio l'idea di smerdare o simulare uno sbudellamento addominale al fidanzato. Dipende, però c'è anche chi non frega un cazzo. Dipende. Non sono uno di quegli uomini. Se mi dici ho le mestruazioni, l'unica cosa che capisco, perché è l'unica cosa che capisco, è sborrami dentro, è l'unica cosa.
Beh, oh, può anche essere un pensiero sensato. Capisco. Perché il sesso migliore possibile, oh via! Su, via! Siete svogliate, quindi in 4 minuti si fa tutto. Che imbecille. Vabbè, lui è meraviglioso. Poi volevo vedere, ho trovato solo ce la vediamo direttamente. Non è mica pericoloso, dipende. Sembrerà strano, ma siccome gli spermatozoi possono sopravvivere un po' nell'utero, dipende quando tu ovuli o non ovuli. C'è un minimo rischio, però. Volevo vedere il servizio su TikTok. L'ho trovato solamente dal Cerbero, skipperò, non me ne vogliate, Cerbero, skippo le vostre parti per vedermi il servizio. Andiamo al servizio. Ricredere, perché non sono tutte rose. Guarda, Michel Uzzi, sono rose e fiori sui social network più è rosa. Ragazzi, guardate cosa succede. Questo fa veramente Jerry Scott. Ma che cosa? TikTok? Stike, grazie per la sua venuta la parola, Valentino. TikTok fa sto paura, sì. Sto cercando tutti i membri dei Burz, un faccino con occhiali da sole. Grazie per il Valentino. Signor Scotti, cosa vuol dire? Cos'è la faccia di Jerry Scott? Guarda come l'ha detto! Questo fa davvero paura. Cioè, ti immagini che stia partendo un reportage su Whitechapel e i parenti delle vittime di Jack lo Squartatore ti stiano raccontando di come Jack abbia arato la loro trisnonna aprendola in due come una canocchia e ciucciando l'intestino? No, sta parlando di TikTok. Cioè, TikTok fa paura perché TikTok, ma questo di base, non è che voglio dire, cioè TikTok è praticamente un social sotto regime, perché veramente è il social più sotto regime che ci sia. Ragazzi, TikTok, se rispondi con un video dicendo sei stupido, ti elimina il video, Cioè TikTok è una forzatura di un mondo delle meraviglie che non esiste. Cioè ti obbligano a essere felice. Però da qui a dire che fa paura. Faccio attendere, perché non sono tutte su TikTok fosse un social. Paura, guarda. Amici italiani, eravamo tutti convinti stronzi. Che TikTok fosse un social innocuo, dove i ragazzi si divertono a interpretare le coreografie. Pure utilizzare la parola paura, l'abbiamo già ma parte, scusa, è un social, quello scusa, qua, è un social. Vale, io l'argomento. Aveva provato. È un social innocuo, tra molte file di virgolette. Io non ho mai visto una community tossica come quella di TikTok. L'ho già detto altre volte, lo ripeterò di nuovo. TikTok è il social con la community più tossica che abbia mai visto in vita mia, ragazzi, mai. Cioè, qualsiasi video tu faccia, qualsiasi cosa tu quando dica. Quando ho aperto TikTok, ho guardato i primi video, volevo bere acido fluoro antimonico. Grazie mille, Cirpanatino. Cioè, qualsiasi cosa tu dica, qualsiasi video tu faccia, qualsiasi cosa tu racconti, troverai sempre qualcuno che ti sminuisce, dice che quello che fai è stupido, quello che fai è inutile, quello che fai è sbagliato. E anche se dici la verità, troverai sempre qualcuno che dice non è vero, è una stronzata. Cioè, è una cosa incredibile, ragazzi. Anche il Gabib. Tizi, grazie per i 4, mi trovo per amare il mattino. Vi ricordate? Shut up, Heather! Sorry, Heather! Look who's with her! Oh my god! Vi odiano TikTok per il loro fallimento. Provateci voi! La nuova puntata del Prova a non piangere, il colmo per un canguro. Saltare il pasto. Perché non giocare a carte con un morto? Facile, bara. Ieri ho visto un cane per strada che pensavo di conoscere. E nulla. Ho preso un abbaglio. Come giocano i delfini a calcio? Usando il pesce palla. Cosa fa un cane sul balcone? Ringhiera. Grazie per il patino, Leoman. Grazie per la sub. Venuta la paramale. Questa è la paraculata che ha dovuto inserire per difendersi dalle argomentazioni. Ma l'avete fatto pure voi il servizio su TikTok dove il Gabibbo ballava. Ma soprattutto io. Quindi sono mani avanti, secondo me. A verificare la salute mentale di questo povero uomo. Quello dentro il Gabibbo. Ma non è morto. Non solo il Garzia. Immaginate. Non è mai stato. Dalla hit del momento. 27 zoppi gay vanno in bici a picchiare Brumotti. Sì, ma questa è, ragazzo, la hit del momento. Il servizio, scusa, il servizio non è abbastanza nuovo, minchia, la hit del momento. Avete sentito bene? Incita alla violenza contro il nostro Brumotti. Ha 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 ha!
Ma dai, ma signor, ma che cazzo, ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, ma mi stai prendendo per il culo? Ma dai raga, ma dai raga, ma cos'è sta pagliacciata? Ma dai, ma non si può, ma raga, dammi la grazie per la Sambi 7, mi trovi per male, palatini. Ma ragazzi, ma stai scherzando? Dice sul serio. Cioè, secondo questa signora, 27 precisi persone zoppe omosessuali menano Brumotti. Ma signora, ma tutto a posto? Signora, ma tutto bene? Ma che cazzo di servizio è questo qui? Risata lecitissima. Io odio. Vabbè, ma come fa che da scene italiana da una colpa canzone di TikTok, non di quello che ha registrato la canzone al limite, no? Ma neanche, a parte che la canzone è ironica, ma ci stanno barre molto più pesanti contro Brumotti da anni. Sì, ma non è, cioè, non è il social, barra, cioè, tu non hai detto una barra, sì, contro, sì, Brumotti. Ma non è TikTok, cioè, il problema è TikTok. Com'era la vita infame, ma è sempre meglio di Brumotti. Ma troppe ce ne stanno. Poi sì, mini vente raccoglie tempeste. Vabbè, effettivamente questa canzone è andata virale su TikTok. Ha, cioè, fatto il botto lì. Ma fa ride qua. Non è che colpa di... Sì, ma ragazzi, mi è andata virale su TikTok. Ma su TikTok la gente non sa neanche chi cazzo è Brumotti. Cioè, ragazzi, io scommetto il cazzo che volete che il 70% delle persone che hanno fatto questa canzone non sanno manco chi cazzo è Brumotti. Cioè, anche perché i ragazzini non lo guardano Striscia. Cioè, Striscia la Notizia non lo guardano mica i ragazzini. Cioè, ma che cazzo... TikTok, cioè, non è che la canzone l'ha scritta TikTok. Vabbè, ma al di là che fa schifo, vabbè, questi sono gusti personali, per l'amor del cielo, però... L'ho spezzato perché non mi aspettavo. Samuele, grazie per il seguito, non per male, palatino. Quanto il nostro Brumotti. E questa è solo la parte che abbiamo potuto trasmettere all'ora di cena. Questa allegra canzoncina, piena di parole irripetibili e messaggi d'odio, viene ripostata in tutte le salse. Parole irripetibili e messaggi d'odio. Che cazzo è, ragazzi? Ma che cazzo è? Ma quando mai? Ma che parole irripetibili e messaggi d'odio? Zia, ma che cazzo stai dicendo? Ma tu hai mai guardato TikTok nella vita? Cioè, ogni due video ci sono delle bestemmie e delle parole bannabili. Ma raga, ma già, grazie per i due, mi trovo per male, palatino. Cioè, ragazzi, ma di che cazzo... Ma di che cazzo stiamo parlando? Da grandi piccini, sicuramente all'insaputa della mamma. 27 zoppi. Sicuramente all'insaputa della mamma. Ma no, qualcuno l'ha saputo ed è d'accordo. Insomma, un tormentone virale. Quella roba è un po' curiosa, eh? Ah, dici mamma e figli, magari. Vabbè, ho capito, hai preso il caso umano per eccellenza, però che discorso è? Un po' curiosa, sì, ma poi ripeto, ragazzi, cioè, come ho detto prima, non è mai stato un social innocuo. Nessun social può essere innocuo. Sì, certo. Ci sono persone. Usato male, fai bambini, ovvio, da, ragazzi, soli. Ma questo è normale, come ogni comunità contenente un variegato tipo di persone, gli imbecilli li trovi sempre, ragazzi. Su Facebook trovi complottisti, su Instagram trovi gli approfittatori. Poi Jerry che si scarica TikTok e trova tutti quei meme e video su lui. Grazie per la roba da tiro. Cioè, è normale, ragazzi, è un social, ci avrà le mele marce come le mele sane. Ma io penso che ormai nessuno si scandalizza più. No, ma non è che all'interno di un social sparisce la malvagità umana, sparisce il black humor, anche quello di merda, o le offese. Guarda, TikTok, devo dire, ci sta quasi riuscendo, Devo dire, TikTok ci sta quasi riuscendo. Forzato, molto forzato, ma più o meno ci sta riuscendo, perché... TikTok ha un grosso problema. Cioè, io farò questa previsione, poi spero di sbagliarmi. Spero di sbagliarmi, perché io ci lavoro con TikTok, quindi io spero di sbagliarmi. TikTok tra due anni sarà completamente sparito. E questo perché, per come è strutturato TikTok, due anni è un arco di tempo sufficiente a far sì che la gente si rompa il cazzo di usarlo. Perché tutto quello che è considerabile come non bannabile è sempre le solite cose. TikTok, le cose che non vengono bannate sono sempre quelle. Ma non che perché io abbia qualcosa contro TikTok, cioè, ripeto, ci lavoro, né ho nulla contro chi fa i video virali.
Ma c'è un problema. I balletti, per quanto siano belli, strutturati e carini, per l'amor del cielo, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, ognuno è libero di farli, non ho nulla. Però i balletti, dopo un po', rompono il cazzo, ragazzi, o ci prendiamo in giro. I balletti, dopo un po', rompono i coglioni, è inutile che ci prendiamo per il culo. Le foto di uomini che fanno... o di donne che mostrano le pere, cioè, rompo un po'... rompono il cazzo, ragazzi. Cioè, inutile che ci prendiamo in giro. Quello che potrebbe salvare... No, non c'è solo quello. Sì, ma quello che c'è... Non TikTok non permette di creare quello che un social dovrebbe creare per aumentare la durata, la longevità, ovvero interazioni tra gli utenti. Non c'è interazione tra gli utenti su TikTok, perché qualsiasi cosa tu dica, ti eliminano il video. Qualsiasi cosa tu dica, non puoi discutere di niente su TikTok, non puoi dire nulla, perché la prima parola sbagliata e ti eliminano il video. E se ti eliminano il video, tu fai ricorso e te lo ripristinano, rimani comunque sospeso. A me hanno censurato, bannato due video che poi mi hanno ripristinati, mi hanno dato 5 giorni di sospensione e me li hanno lasciati, anche se mi hanno ripristinato i video. Cioè, sapete perché Facebook continua a esistere? Perché la gente si scanna. La gente su Facebook si scanna. C'è interazione tra gli utenti. TikTok, no. TikTok sta diventando lentamente un asilo nido. E questo non va bene. Samu, grazie per la Samu, non te la parlo male, Palatino. E questo non va bene, perché gli utenti che adesso stanno su TikTok, tra un paio d'anni saranno più grandi e magari si sono rotti il cazzo. E questo non è un buon sistema per mandare avanti un social. Più che altro sono arrivati pure tardi. Cioè, Madonna, sta roba è sempre esistita, è sempre funzionato così, se sono svegliati adesso, no? Dobbiamo capire, intanto, secondo me, in primis, se la canzone è proprio sbagliata di per sé. Cioè, la canzone, mo lasciando ciao perdere... Ciao Andre, l'altro giorno stavo giocando a tennis su Nintendo Switch Sport con il compagno di mia madre e tocca lui a servire e io gli dico, ragioniere, batti lei. Ottima, sì, esce quella canzone su Spotify. È offensiva, va limitata la libertà di espressione? Assolutamente no, sì. Che ne so. Perché incita all'odio? No, ma io non voglio che sparisca TikTok. A me piace, io ci sto dentro, faccio un sacco di video. A me piace TikTok. Però ormai mi sono già rotto le palle. Ogni volta nei per te trovo la gente che fa i balletti e fa sempre le stesse cose. Tipo, prendendo come esempio ciò che avevi detto un po' di tempo fa, quel trend in cui si diceva minore minore quando un uomo ti tocca parte X e tu fai spasmi maggiore maggiore. Io ho cercato di fare un canale TikTok che parla di storia, arrivato a 100k mi hanno buttato giù l'account perché ho parlato di ciò che hanno fatto testa pelata e baffetto. Io ora mi sono basito. Grazie invece, Patino, ma il problema è che secondo me l'algoritmo di TikTok è strutturato male. Io ad esempio ho fatto tempo fa... feci un video dove mi raccomandavo, dicevo, ragazzi, mi raccomando, non mettete i metalli nel forno a microonde, non mettete la carta d'alluminio nel forno a microonde, perché può prendere fuoco e può esplodere tutto. Quel video mi è stato rimosso per incitamento ad atti pericolosi. Cioè, io che dicevo di non metterlo perché è pericoloso, mi è stato rimosso perché incitavo ad atti pericolosi. Della serie, la prossima volta dico di metterlo e magari mi danno anche un premio, cioè voglio dire. Un'altra volta mi hanno rimosso un video sui buchi neri per incitamento all'odio. Perché ho detto la parola neri e buchi. E dopo anche quello me l'hanno ripristinato. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di un algoritmo che letteralmente non funziona. Non funziona. Il problema, non c'è più nulla di nuovo, quindi il social muore. Se tutti gli argomenti sono cesurati, rimangono solo i balletti scassa balle oppure i giga chat e Photoshop. Ma sai qual è il problema? Grazie per il simpatino, ma sai qual è il problema principale? Che da quando è successa quella tragedia di quella povera ragazza, pace la sua anima, TikTok è corso ai ripari. Il problema è che se tu corri troppo ai ripari, dopo rendi una rottura di cazzo tutto il resto. Cioè, tu non puoi pensare di creare un social dove la gente non discuta o non litighi. Non è possibile, non è possibile. Cioè, ragazzi, un altro video che mi è stato rimosso era un video dove io sostenevo la libertà di parola e mi è stato rimosso per molestia e bullismo.
Ragazzi, è un algoritmo che non funziona. Sapete quale potrebbe essere la soluzione ideale? Come, scusa, te lo giuro, raga, te lo giuro, te lo giuro. Sapete quale potrebbe essere una soluzione che funziona? Se ti segnalano un video e arriva un tot numero di segnalazioni, un operatore guarda il video. Se il video deve essere tolto, l'operatore te lo togli. Non che tu mi togli un video perché ha delle segnalazioni, io vengo sospeso, poi dopo un operatore te lo rimette. Ciao, e Andrea, dicendoti: oh, scusa, salutare mio cugino, si chiama Michele, grazie. Michele, ti mando un saluto, un abbraccione, grazie del simpatino. Cioè, non che l'algoritmo di TikTok, se arrivano delle segnalazioni, ti butta giù un video, poi lo esaminano e ti dicono: ah, scusa, ti abbiamo sospeso per 3 giorni impedendoti di fare tutto, mi dispiace, ciao. Cioè, no, se arrivano le segnalazioni, fai vedere un video da qualcuno e poi lo butti giù. Dev, grazie per il tramonto, un abbraccione, palatino. Quindi se io ballo quella canzone e mi piace, sono a merda? Ma scherzi? No. Ma pensassero al social, ma dai, ragazzi, quella bambina che per seguire una challenge si è suicidata, non ve lo ricordate il servizio, non ve lo ricordate più, è stato tempo fa, non mi ricordo se era in Sicilia, non mi ricordo, quella ragazzina che seguendo un trend di TikTok si è suicidata, avete presente? Pace alla sua anima, per l'amor del cielo. Da quella tragedia lì, secondo me i controlli si sono intensificati. Il problema è che stanno rendendo invivibile la vita per chi è lì sopra. Le canzoni sono una cosa a parte, quasi 8500 sub, magari, amico mio, magari. A parlare del social. Ci arriveremo. Stanno a criticare la canzone. C'è un trend di parodie su questo stampo qui molto e con breve. Prime la sub è gratuita, eh. Word. Ma tipo, pure sborrare nei capelli a Kokeshi può essere considerato una cosa offensiva. Solo se pelato, perché adesso abbiamo scoperto che essere pelati è molestia sessuale, quindi sborrare sulla pelata a Kokeshi può effettivamente essere considerato molestia sessuale. No, e l'abbiamo ballato e cantato tutti. Però ripeto, al di là di questo, non c'entra molto col social in sé. Ma Brumotti stesso, secondo voi? Totalizzato che mettono in antagonismo. Totalizzato galata romana in pochissimo tempo e che ora viene rilanciato dalle discoteche di mezza Italia. Incitatori all'odio quelli lì. Si parla tanto del body shaming, del politically correct, ma vi pare possibile che questa enciclopedia? Ciao Andrea, ciao Papere, come va? Grazie per il palatino, il Fabriesco, grazie per i due, mi trovo per male il palatino e in bocca al lupo per domani, grazie per il sub. Il body shaming, incitamento all'odio, politicamente, ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra? Ma che vuol dire? Quindi del turpiloquio venga promossa. Se entra uno gli dà una pigna. Mamma, grazie per il sub, benvenuta per male il palatino. Ma come se uno scoiattolo ti morde e gli stermini dal pianeta. Esatto, grazie per il palatino. Gigantesco. Oh mamma, è vero. Ma che cazzo c'entra il body shaming e il politicamente corretto con una canzone? Ma che cazzo c'entra? Ma allora togliamo tutte le canzoni hip hop dove la metà si parla di gente che stupra, mena, spara. Ma che cazzo vuol dire? L'enciclopedia del turpiloquio venga promossa dalla piattaforma più amata dai ragazzini. Noi di Striscia abbiamo anche provato a segnalarlo, ma per TikTok va tutto bene. Secondo loro che ci stava arrivando dietro le linee guida della community. Com'era la hashtag? Ma è normale che non violi le linee guida, è una canzone! È una canzone, signora, ma che cazzo vuol dire? Quella canzone non è che sta dicendo di andare a menare Brumotti, è una rima, è una canzone! Cazzo vuol dire? Cioè allora censuriamo tutte le canzoni che dicono cose sbagliate? Censuriamo tutte le canzoni che dicono cose proibitive? Quindi eliminiamo il metal, tutto, il rap, tutto, e i tre quarti dell'hip hop e del pop. Eliminiamo anche il pop, voglio dire. Cioè, cazzo vuol dire? Ma che ha denunciato Striscia, ha denunciato 27 zoppi gay. Andiamo un po'. 27 zoppi gay vanno in giro per contenuto grafico violento. Ok, proprio la hashtag, ok. Abbiamo segnalato. Secondo loro il contenuto non... Perché sono pure degli idioti che non hanno segnalato per la cosa giusta. Contenuto grafico violento non c'entra nulla con la segnalazione. Hanno segnalato l'hashtag. Userne, grazie per i due. Lì è quando vedi uno che si rompe in braccio. Esatto, vero. Esatto. Cioè, boomer, avete segnalato male. Vabbè, ma che cazzo ti aspettavo? Per loro. Vabbè, comunque hai parlato con un bot, non è che ti ha risposto veramente una persona. Ma a parte quello, ma poi scusa, vuoi mettere la pubblicità che gli ha fatto a Brumotti sta canzone? Cioè... E il bot
Bene, secondo loro il contenuto non viola le linee guida della community. Ecco, bisognerebbe spiegarlo bene ai genitori quali sono queste linee guida. Perché spulciando dentro TikTok si possono scoprire facilmente perle come queste. Senza biglietto, senza mascherina, in un posto cazzo dove... Cazzo che grande! Ma quello, scusa, quello è il genio del male, quello che hanno sbattuto Andrea in cella. Ma un problema, le mie parti intime odorano di morto. Chiama Gesù che te le riporto in vita, grazie principati. Lavati, che è quello che hanno sbattuto in galera, eh? Quello, grazie per il tramento, la barbale, palatino. Sì, è Don Alice. Adesso ho saputo che gli hanno dato 4 anni a Don Alice. Il mio cuore è affranto. Però qui schippo perché non so. Giusto, donna, e dopo mi faccio una striscia. Allora, attenzione, raga, sul fatto che. Giusto, donna, e dopo mi faccio una striscia. Allora, attenzione, raga, sul fatto che Don Alice. Pure lì non c'entra niente di grazie per il tuo c'entra TikTok ma che c'entra TikTok con un idiota che ha lavorato altrove tra l'altro ma è normale. Allora loro devono fare un caso nazionale, devono far vedere che TikTok è un posto cattivo. Cosa faranno? Prenderanno il peggio di quel servizio, di tutte le vide, di tutti i video, per dire guardate questo posto è un posto di merda. Ma questo è normale, cioè Stego Sandro grazie per i seguenti, trova per male partito, non ha senso. Ma loro non interessa che abbia senso, loro vogliono infangare un social. Se tu vuoi infangare qualcuno, cosa fai? Prendi il peggio di questo qualcuno. È la stessa identica strategia che si usa anche in politica, ragazzi. È la stessa strategia che si usa in politica. Tu vuoi infangare un candidato politico avversario? Gli critichi il lavoro? No. Gli critichi come vive. Dici, ti abbiamo ripreso mentre ti scaccoli, abbiamo visto che andavi in giro con la camicia sgualcita, abbiamo sentito che hai fatto un rutto. Cosa fai? Lo infanghi in cose che non c'entrano un cazzo con la politica, ma che possono farlo vedere peggio agli occhi delle altre persone. L'esempio più eclatante, e io questo lo ripeto, io non sono un fan di Salvini, però l'esempio più eclatante è stato Salvini al Papete. Che cazzo c'entra il fatto che uno va di spiaggia? Perché non infangano Facebook invece di TikTok? Perché lì loro ci stanno su Facebook. Grazie per il palatino. Che cazzo c'entra uno che va al Papete con la sua qualità politica? Adesso, ripeto, io non sono fan di Salvini. Però io su questa cosa qui ci sono rimasto un attimo basito. Perché, cioè, se io vado al Papete non sono un bravo politico. Ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra? Cosa vuol dire? Qual è la connessione logica tra andare al Papete e saper governare un questa paese? Questa settimana sarò assente che lavoro dalle 21. Riprenderò le live da YT. Grazie per il palatino. Per donare altri cheer. Grazie per l'intrattenimento. Sorriso a bocca aperta. Grazie per il palatino. Adesso, sì, ho capito, ma il problema non è che era al Papete, raga. Allora, se lui non doveva essere lì, il problema non è che era al Papete. Il problema è che magari non doveva essere lì. Ragazzi, cioè, capite il senso? Il problema è che non si cioè, l'hanno infangato per una cosa che non c'entrava un cazzo. Che cazzo c'entra? Che cazzo vuol dire? Cioè, non è che hanno detto eri in vacanza, no? Era al Papete, come per dire che è un posto di fighetti e di conseguenza lui è un fighetto che va lì a fare il tamarro. Ma che cazzo c'entra? Cioè, qual è il problema? Lui... nel corso del tempo si è aperto diversi profili TikTok, ma vengono chiusi costantemente. Certo, da Twitch, saltiamo Don Alice. Cose che no, ok, TikTok. No, Spagna. Ma non è un immigrato, certo, ma la percezione qual è? Vabbè. Lo sappiamo benissimo che è torinese, è più italiano di noi, però. Però chi non lo sa, magari certo. può utilizzarlo a suo piacimento fuori contesto. No? Fatto Gischianto, ne parliamo con lui stasera alle 21. Perché io sono fascista. Sempre lì. Come cane. Sì, ma capito? Ma tu prendi un deficiente. Cioè, zio, su TikTok ci sono 2 miliardi di persone. Tu continui a prendere spezzoni di video di un deficiente. Cioè. Sfruttiamo il politicamente corretto. Stanno facendo STFFING. Cioè, tu continui a prendere l'anello mancante tra l'uomo e il bonobo. E stai facendo vedere i video di questo anello mancante. Ma su TikTok ci sono 2 miliardi di video di utenti. Che cazzo c'entra? Cioè, cosa vuol dire? Allora anche su Facebook posso prendere la feccia e far vedere quello che scrivo, Vai, ta cazzo ha fatto, vai!
Questo è un contenuto grafico violento. Questo lo potete segnare anche in modo. Sì, ma sta roba di solito su TikTok non c'è, però, eh. Dura pochissimo. Quindi che vabbè. Fumo cane con tua madre. Vabbè, ho 5 stelle, ma non sono ebreo, non è offensivo. Fumo canne con tua madre, più o meno fumo canne, cioè, penso che adesso io non lo so, ma credo che i ragazzini continuino a fumarsi i cannoni come facevano quando io ero ragazzino, voglio dire, fuori dalla mia scuola c'erano anche i cani antidroga, perché praticamente nella mia scuola c'era talmente tante che fumo canne con tua madre. Violenti o sessisti o che incitano a delinquere sono un rischio ma anche una tentazione per tutti quei ragazzini, soprattutto minorenni, che passano ore e ore sul loro social preferito. Anche perché entra in gioco l'algoritmo. No, non sono una tentazione per tutti quei ragazzini che passano ore e ore su TikTok, perché altrimenti vorrebbe dire che qualsiasi servizio del telegiornale, qualsiasi film violento, qualsiasi altra cosa, sia per me una tentazione nel commettere un omicidio. No. Un ragazzino che vede un comportamento stupido è perfettamente in grado di valutare il fatto che questo comportamento sia stupido se ha ricevuto un'educazione adeguata. Se un ragazzino ha avuto un'educazione di merda ed è un teppista, che vede il video o che non lo veda, farà comunque delle stronzate. Questo è una cagata. Ma con che tono la tipa comunque si sta trattenendo anche lei dal ridere. Sì, vabbè, ma questo servizio era un servizio insensato. Grazie per il cibo, Latino. No, non è insomma, perché io quando avevo 12 anni, vedevo le cose più strane del mondo. Non ho mai avuto tentazione di farle, perché sapevo benissimo che uno, se le facevo, mio padre mi spezzava le rotule. Due, era una cosa socialmente inadeguata. Se tu hai dei genitori di merda, il problema sono i genitori. Perché nessuno attacca mai i genitori? Non capisco. Perché nessuno attacca mai la fonte principale del problema dei ragazzini? I genitori. Il problema del comportamento dei ragazzini sono i genitori. Se un ragazzino ha una testa di cazzo, è probabile al 90% che abbia dei genitori teste di cazzo. Perché nessuno lo dice mai? Perché è sempre colpa dei social, dei videogiochi e del... No! Sei tu che fai schifo come padre, benvenuto nella realtà oggettiva delle cose. Tu fai schifo come padre. Non avresti mai dovuto fare un figlio. Questa è la realtà oggettiva delle cose. Non ti sta bene, cazzi tuoi! In che senso? Nel senso che i social network sono studiati per proporre sempre contenuti simili a quelli preferiti dall'utente. È vero quello là di 27 zoppi che c'era col balletto di Jerry. È vero, col balletto di Jerry Scotti era tantissimo. È vero, c'era il balletto di Jerry Scotti. Trovamolo, ti prego, sì. Questo. Eccolo. È bellissimo. Ma sei una cazzo di astronave, sei gigante. 27 zoppi gay vanno in bici a picchiare Brumotti. Grande Jerry Scotti. Jerry Scotti è meraviglioso. Che poi anche signor Jerry Scotti, io non vorrei dire, però potrei sbagliarmi, ricordo male, non ne sono sicuro, facciamo un preambolo per evitare una querela. Potrei sbagliarmi, non ricordo male, non sono sicuro, forse, non ne sono convinto, mi sembra che, ma potrei sbagliarmi, che lei ha fatto il parlamentare tipo qualche anno per un partito similcomunista, dopodiché ha smesso immediatamente e lei tuttora, se non ricordo male, potrei sbagliarmi, prende ancora lo stipendio da parlamentare. Signor Jerry Scotti, io direi che cercare di, se vuole trovare qualcosa di orribile, credo che sia molto facile trovarlo anche in altre cose, no? In altre sfaccettature, perché io non dimentico le cose, ma non ne siamo sicuri, non ne siamo, mettiamo le mani avanti, non ne siamo sicuri, non lo sappiamo, l'ho detto ma non posso confermare, mettiamo le mani avanti per evitare querele. Ma sei una cazzo di astronave. Non rischio cosa? Ho detto che non ne sono sicuro. Ho detto che per sentito dire mi sembra che. Non si rischia così. Non si rischia perché non ne sono sicuro. Mi sembra che forse non posso confermarlo. Ah, no, Luivo, grazie per il tram. Non trovo bene male, Palatino. I zoppi gay vanno in bici a picchiare Brumotti. Non lo fai down. Cioè, fa ride perché è uno seme. Questo è. Questo Jerry Scotti, che vergogna. Che vergogna, certo. No, noi ci dissociamo assolutamente. Che si è messa a ballare su questo. Pare che ti metti a. Zoppi gay, si entra così in una specie di loop infinito di video sempre più volgari o violenti. Oh
ma che video volcario violenti! Ha rinunciato? Sì, quando ha rinunciato? Oh mio Dio, volcari e violenti! Oh no, chi è che non pensa ai bambini? Oh mio Dio! Ma e ce ne social boom! Sarà per questo sembrava Social Boom. Brava. Però non credo. Brava, però non guida Social Boom. Non guida la specchio per un motivo. Nero. Dai, sembrava lui. È vero, non è lui. Però no, non è lui, non è lui. Sarà per questo che molti adolescenti si sono spostati su TikTok? Perché hanno trovato una piattaforma con regole meno severe? E all'insaputa dei loro genitori? Insulto donne dopo, mi faccio. Ciao Green, no scusa non ce la faccio oggi Green, c'ho un mal di testa della madonna, non sono in grado. Scusami patatino, ci riaggiorniamo però. Beh, non proprio tutti i genitori, noi naturalmente. Ne volevamo parlare con qualche pezzo grosso di TikTok, ma l'ufficio stampa ha preferito inviarci via mail le linee guida della community e le loro politiche sulla sicurezza online, che noi conoscevamo già. Bene, noi di certo non siamo qui a difendere Brumotti che ha le spalle larghe, ma piuttosto tutti quei ragazzini minorenni che hanno accesso a contenuti poco appropriati per la loro età. E non sarebbe male se anche i genitori ci dessero una mano al posto di ridere. Non sarebbe male che i genitori stessero dietro a quello che fanno i figli, invece di rompere... Se tu dai una K47 a tuo figlio e piglia qualcuno, sei tu il problema, non i videogiochi. Poi la scusa stupida della violenza. PS, hai visto la riunione tra Cangini, Raiden e Power? No, ma guarda, mi è bastato così. Grazie per il cirpatino. Mi spiace, Green, scusa, c'ho un mal di testa, madonna, non sono in grado. Green, scusami. La vostra era già è tutto, a voi studio. Questo è sempre esistito! Se ne parla da quando avevamo la connessione internet. Noi che eravamo a nostra volta dei ragazzini di non far navigare ragazzini troppo piccoli da soli. Non è un problema di TikTok adesso, eh. Cioè internet è pericoloso in generale, boomer del cazzo. Mai frase più meritiera è stata detta, signor Flame. Sono assolutamente d'accordo con lei, ma è pericoloso come è pericoloso ogni cosa, voglio dire. Cioè, anche se vai la sera in centro in piazza è pericoloso, voglio dire. Non è che, cioè, qualsiasi cosa è pericolosa, qualsiasi posto, qualsiasi luogo è pericoloso se va, cioè, anche la strada. E poi criticano sta cosa, ma i boomer su TikTok usano la canzone del dinosauro Denver facendo un doppio senso assurdo. No, ma poi la cosa bella, vabbè, loro sono imbarazzanti. No, ma non è solo per quello, grazie per il simpatico, non è solo per quello, cioè, qualsiasi posto è pericoloso. Se io vado la sera in centro a Bologna, è pericoloso. È normale. Cosa facciamo? Chiudiamo il centro? Chiudiamo il centro di Bologna? Cioè, che cazzo facciamo? Qualsiasi posto è pericoloso. Mo' TikTok è il problema. Allora, internet, casomai, è un problema se lo si lascia. Mo' faccio un esempio. Mo' Marra tra 2 anni, Casia c'ha 3 anni, che la generazione sicuramente sarà più brava di noi a usare il telefono, lascia il telefono in mano e se ne va. Lei va su TikTok, poi va su internet, la colpa è di TikTok, né? De sto stronzo che lascia il telefono in mano alla pupa. Poi torno a casa. Porca madonna. Cioè io veramente... Oddio, Marra sarà un padre fantastico. Quando apro OnlyFans, ci sto già pensando, patatino, devo trovare il contenuto, ma ci sto pensando. Guarda, rimango proprio allibito. Cado il problema, mo, magicamente. Mandata a fanculo voi e tutti quanti le casalinghe... Certo. Flame, calma, che ti sale la pressione. Era un articolo che parlava proprio di come quest'anno sia stato un anno assurdo per TikTok per i contenuti buttati giù da TikTok, perché non è vero che si può fare quello che vuoi, non è vero che non ci sono regolamentazioni, TikTok è molto severo. Okay. Il servizio... Che... Ma è finito? Era ogni mattina. Ah, finito così. Pensavo continuasse. Comunque, questo servizio ridicolo, fazioso, assolutamente inappropriato. Cosa vuoi mettere su OnlyFans? No, non mi metto nudo, raga. Non esco.